Tippettino, così. Siamo andati bene, non facciamo schifo. Cioè, lui non farà mai schifo. Poi... nella vita bisogna avere... Esatto, anzi farne 50, così almeno facciamo partire... Cari amici di Poliradio, bentornati. Sono in compagnia con Masa. Sì, sì, proprio, proprio lui? Proprio quello che non conosce. Attenzione, domanda già bruciapelo così. Vai. Chi è Masa in 30 secondi? Vediamo. Masa è una persona che quando gli dici che deve definirsi in 30 secondi è proprio quella persona che pensa così tanto come... E poi 30 secondi sono passati, non hai il tempo di dire che... C'è ancora 10 tanto. Di Caserta, faccio musica, vivo a Milano, vissuto a Berlino... Mi piace la musica elettronica, mi piace il cibo e altre 6 banalità che non mi verranno in 30 secondi. Quanti 23, dai. 23, 5. Sono tipo solare, sono tipo felice. Beh, dai, 30 secondi sei riuscito a riassumerti in modo emblematico. Allora, quindi sei contento, giusto per far iniziare già subito con i giochi di parole, sì. Mio stile, partecipare al Miami qua, sì. Perché questo contesto per te diciamo è nuovo. Sì, è nuovissimo, dato che io comunque non sono mai riuscito a partecipare a un'edizione del Miami neanche da spettatore. Perché... Ah, pure? Sì, perché vivevo all'estero, prima ho vissuto a Berlino. Fino a quando? Fino a settembre. Ah, proprio una cosa oramai trasloco. Sì, sì. Ti senti imbruttito? Io, figa no. Per niente. Non ancora? No, in realtà vivendo con veneti, posso parlare a Veneto se vuoi. Ah, ci sono, i veneti sono fuori d'onda, però ci sono i veneti in giro. Un po' tutto così, eh. Ah, com'è andata sul palco? Che ho visto che hai fomentato un po' di gente. Sì, sì, è un po' nel mio stile, c'è molto portare quello che penso, cioè è uno scambio di energia in quel momento. Diciamo, non sei solo sul palco, cioè ho visto delle persone. Infatti... E quindi niente, è andato benissimo per me, io mi sono divertito da morire. Ho visto che è ripreso bene anche perché sì, sì. Poi pian piano c'era a fare i cori con gli spettatori e sta... All'inizio, sì, sì, sì. All'inizio è sempre così, rompere il ghiaccio è qualcosa di... È sempre complicatissimo, è bello. Però dai, alla fine è andata bene. Diciamo, come si differisce la vita musicale, artistica tra Caserta, Berlino e Milano? Questa è la domandona marzulliana del giorno. Ok, allora, Caserta, ci sono tante persone con talento, ma pochi arrivano a crederci, non per una questione personale, ma perché è veramente difficile far combaciare il credere in se stessi in un contesto provinciale come quello di Caserta. Davvero, tutto molto piccolo, è come ragionare in un paese. È un po'... Berlino, oligarchico, diciamo. Berlino vogliamo nella cosa opposta, cioè tutti fanno tutto, è una metropoli gigante in cui non si sa neanche quanti milioni di persone ci vivono e c'è troppa roba, cioè sei in un mare troppo grande, per cui orientarti sì. È veramente difficile. Milano è un po', diciamo, la combinazione delle due. Compromesso, diciamo, sì, un ottimo compromesso. Due, sì, sì. Consigli per gli acquisti, musica che ascolti, dischi che vorresti consigliare al popolo di Poliradio. Allora, posso tirare fuori Spotify? Ok. Tira fuori così, il telefono, così almeno. Ti dico un attimo come che sto ascoltando. Perché ieri ho chiamato un cantautore irlandese, si chiama Dermot Kennedy. Il pezzo che mi piace tantissimo è un singolo, si chiama Moment Past. Lo consiglio a tutti. Poi, vabbè, ascolto un sacco John Bellion ultimamente. Post Malone. Sì. Anche lo consiglio, ha fatto un bellissimo disco. In Italia, beh, sarei scontato a dire i soliti nomi, però è quello che ascolto, quindi Coez, Fra, Quintale... Che ti influenzano, diciamo, a livello del percorso Gammon, artistico. Gammon, Dacci Nalzari, Mecna... Featuring dei tuoi sogni. Wow. Italiano e straniero? Italiano, Gammon, e di estero ti dico Lido come producer. Ah, attenzione, sì. Quindi scelte non male, e invece quelli... Non attivi, cioè proprio se fossi anche nato che sono... prima. Okay, se fossi nato prima Pino Daniele, basta, stop, nessun altro. Cioè, nel senso, finché c'era lui non è concordo. Che c'era tanto da discutere, capito? Per me, per come sono cresciuto io. Me ne diva che è uscito un singolo, hai visto? Lo so, è uscito un inedito, sì. Resta quel che resta. Poi, allora, per quanto riguarda i tuoi testi. Sì. Dove ti piace scriverli? Cioè, dove... soprattutto da cosa attingi? Diciamo che scrivo ovunque perché avendo grazie a Dio uno smartphone posso stare in giro
far finta di mandare un messaggio mentre di te per esempio stiamo parlando, ma in realtà sto segnando un'immagine della mia vita. Spettacolo. Che ho visto lì, e poi me le metto tutte insieme in studio, per cui quando arrivo in studio ho sempre qualcosa da dire, perché ho una serie di immagini accumulate nei giorni e non devo ripercorrere situazioni di vita. È anche più reale perché tu la stai vivendo in quel momento. Cavoli. Se ti è venuta la metafora in quel momento, l'immagine è proprio pura, 100%. Mezzi di trasporto mi ispirano un sacco, perché vedo un sacco di facce, contesti che non mi appartengono mi ispirano tanto, perché spesso mi incuriosisce scrivere di quello che non so. Quindi magari ho vissuto una situazione in serata e dico, oh, cazzo, questa situazione è completamente diversa da come me l'aspettavo, scrivo un pezzo. E quindi più verso Milano che per esempio Caserta, cioè sì, pensare... Sì, io devo dirti, non ho lasciato la provincia con una... insomma, in un buonissimo rapporto, mi ha lasciato un po' di amarezza, quindi ho vissuto un po' così, ecco. Va bene, cambiamo argomento. Vai. Guarda, adesso sport. Vai. Che sport. Abbiamo Willy, appunto, prima, che tifa Torino. Noi tifiamo? Tifiamo niente. Niente. Oh, perché infatti stavo dicendo, hai qualche discorso calcistico? Mi dispiace, guarda, io non so proprio, a parte che so che il Napoli non ha vinto lo scudetto, perché la mia bacheca di amici di Caserta diventa una depressione. Io tipo Napoli, tipo proprio diventa un posto unico praticamente. Quello lo so, però non so dirti assolutamente le squadre, chi sono i giocatori. E quindi le tue passioni sportive vanno verso? Vanno verso... Basket? Automobilismo in realtà. Che noi in radio abbiamo di gente che... Che ne sa, insomma, che di ne queste sa. Cose un po' più... Però guarda, devo dirti la verità, anche quello è una cosa che è andata abbastanza scemando con la crescita. Mm-hmm. Però non so, ho trovato che la Formula 1 è diventata super elettronica, piena di elettronica, sì, tutto molto pacato e controllato. Mentre quando la vedevo io, Formula 1 dei bei tempi, cioè con Fisichella che faceva le porcate, allora là era una casata. Oggi lo seguo e non lo seguo, cioè diciamo che guardo i risultati. E se fossi un pilota, chi saresti? O Fisichella oppure Ayrton Senna. E attuale invece, proprio di quelli che stanno correndo adesso? Ah, ok, Kimi Raikkonen, tutta la vita. Tutta la vita Kimi Raikkonen. Tutta la... Nel bene e nel male, in salute e malattia, Kimi Raikkonen. A mani basse, sto dicendo, a masa basse. Impazzendo. Domanda proprio adesso per chiudere il cerchio. Sì. Descrizione di Masa fra 5 anni. Allora, sai che non lo so, perché mi piace molto spesso variare, quindi potrei dirti così com'è numero uno in Billboard in America, così com'è direttore d'orchestra, capito? Mm. Cioè, mi piace molto e faccio progetti sempre di 2 o 3 anni al massimo, cioè li vedo 5, sempre... 5 già... 5 mi mette in difficoltà, se ti devo dire 3 anni mi vedo in una posizione mia nella musica italiana, una combine tra cantautorato, rap e musica elettronica che al momento non c'è, sto lavorando per questo, quindi ecco dove mi vedo tra 3 anni. 5, cioè ti rendi conto, io non rispondo 5-3, cioè sono pazzo. E noi di Poliradio appunto assolutamente ti auguriamo che guadagni questa bella fettina nell'ambito italiano, perché effettivamente è difficile, ma ormai, ma bisogna sempre crederci e non mollare mai. Ti ringrazio, dai. Grazie mille, è stato un piacere. E quando vuoi, le porte di Poliradio sono aperte. Ci vediamo presto allora. Grazie mille. Ok, ciao, grazie.